Le ultime due challenge che ci mancano da fare sono la numero 24, Pay to Play, e la numero 38, Baptism by Fire. Direi di iniziare dal 34 perché è la più standard, è la più tranquilla, e dopo, ragazzi, abbiamo finito tutte le ultime challenge che ci mancano in tutti i tre file. Dopo non ci manca più assolutamente nulla. Ciao ragazzi, qua è l'editor di Michele. Prima di iniziare col video, mi ha costretto a ricordare di lasciare like, quindi... Per far sapere che un video ti è piaciuto, fai clic sull'icona sotto il video player. Ah, ok. Hierophant è un buon inizio. Quell'altra che carta è? Judgment, ok. Questa challenge, ragazzi, si inizia con 50 monete e dopo, ogni volta che si prende un danno, si perdono monete e ogni stanza, come vedete, c'ha l'ingresso che costa un po' di monete. Quando si arriva a 0 monete si perde, bisogna arrivare fino ad Isaac. Però si ha Maniquas Power, quindi si parte abbastanza potenti. Bobby Plum! Io vorrei aprire quella cesta. Se solo il gioco mi desse una chiave, non sarebbe per niente male. Ogni tanto basta chiedere. Oh, qualche moneta in più. Siamo di nuovo a 50 monete al secondo piano. Dai. Come ho detto prima, se trovassi qualche oggetto potenzialmente buono nel negozio, potrei anche farci un pensierino. Tipo BFF dovrebbe aumentare significativamente la quantità di monete che droppa il Sack of Pennies. Quindi quello potrei pensarci. Un bel Wooden Nickel. Hai ragione, Mike. Un bel Wooden Nickel sarebbe veramente la rivoluzione. Infatti sprecherò una monetina per entrare in questo negozio, mi sa. Anzi, porca Eva. Perché ho come l'impressione che sulla sinistra del negozio qua ci sia una secret room. Yes. Tu schioppa. Scusa, Lucario. Doorstop. Interessante. Interessante. No, purtroppo niente di che. Anche se card reading potrebbe avvicinarmi di molto al boss. Oppure direttamente teletrasportarmi al boss di un piano, permettendomi di saltare tante stanze. Rischiamola. Alright. Andiamo subito ora al boss del secondo piano. Almeno ora, ragazzi, un po' più di velocità. Non avrò tanto danno finora, ma grazie a Roid Rage posso quantomeno muovermi per la stanza abbastanza tranquillamente. Tranquillamente, madonna, sono singhiozzo! La spesa, va bene. Il Wooden Cross. Ecco, il Wooden Cross invece è un gran bel trinket, vedete? Gulp. Sapete cosa? Direi di sì. Andiamo subito al boss? Ma se vi dicessi YOLO... Fanculo. Che casino. No, non ho trovato il patto. Là we need to go deeper. Sinceramente è interessante. Veramente interessante, madonna, sto singhiozzo. A sto punto, so che magari non è la cosa più intelligente a fare, ma controlliamo anche cosa c'è nella secret room di questo piano. Perché sì, perché YOLO, facendo così e dopo bombando qua sopra, non c'entra niente. Quello devo smetterla di prendere danni, mannaggia, devo smetterla anche di avere il singhiozzo. Vediamo cosa c'è qua sopra, quindi. E andiamo anche nella curse room, direi, perché no. Qua c'è la botola. Yes. Mercato nero. Ecco, se qua ci fosse qualche oggetto del negozio a me utile, sapete che non sarebbe male. La member card è il contrario di utile per me. La chaos card. Cioè, la chaos card, scusatemi. Chaos in generale, non la chaos card, ma chaos. Sapete che chaos potrebbe essere super sensato? Lucario, intanto dammi qualcosa, tu. Non devi fare nulla. Vai. Lucario si è mangiato 7 chiavi. Così. Mi è passato il singhiozzo. No, no che non mi è passato il singhiozzo. Porca Eva. Singhiozzo. Oh, health up. Oh, con l'ottava chiave mi hai dato una cesta che non posso aprire. Grazie. Grazie mille. Allora, ora card reading mi teletrasporti direttamente nella secret room, che è letteralmente qua sotto. Va bene. 7 sorsi d'acqua senza respirare. L'ho fatto prima. Ve lo giuro che l'ho fatto prima. E se quel funghetto esplodesse e mi desse Magic Mush? Non sarebbe male, vero? Purtroppo non è esploso. Flatworm, va bene. Non vedo perché no. Mi fa le lacrime un po' più wide. Allora, botola qua. Dai che ho chaos. Un altro mercato nero. Con chaos potrebbe essere interessante, però... No. No, 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 no. Health up. No, 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 no. 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 No, 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 no. Mi serve vita. Mi serve della vita. Cool e sfiga insieme. Sono d'accordo. Sprecherò anche la Moon Card per entrare senza perdere danni, senza prendere danni con la Wooden Cross qua dentro ed uscire con la Moon Card, appunto. Sperando... Io speravo ci fosse un cuore dell'anima qua dentro. Mi serve della vita.
Dai, ragazzi, dovete benedirmi. Dovete darmi la vostra fortuna. Bomba, buono. No. Ok. Un cuoricino in più. E ora se prendo brimstone arriverei a mezzo cuore. Se prendessi brimstone arriverei a mezzo cuore. Voglio vedere. Prima di tutto, cosa c'è qua dentro? Vita. Ok. Allora, piano di battaglia, amici belli. Brimstone, poi le bombe di sangue. Le bombe di sangue mi danno vita, è vero. Mi danno una KP up. Posso fare una cosa. Uno, due. Ho sbagliato tutto. Ho sbagliato tutto. Ho sbagliato tutto. Ho sbagliato tutto. Adrem. Ho fatto... Vabbè. The Wiz? Ma va bene. Ma va bene. Mi trasformo in Leviathan. Sai che hai ragione. Trasformiamoci in Leviathan. Woo! Ora ho due cuori neri. Ci siamo, amici. Oh, adesso il mondo ci si apre. Altri cuori. Altri cuori dell'anima. Voglio Toxic Shock anche. Ti prego, gioco. Che bello. Che benessere. Che bellezza. Forse The Wiz non è stata la scelta più intelligente del mondo. Vabbè, per mettere un po' di spice alla run, dai. Mi sa che abbiamo finito tutto quello che potevamo fare in suo piano. Mannaggia. Ho guadagnato un cuore dell'anima e un po' di tears. Possiamo anche andare da qua. Let's go. Altro mercato nero? No. Quello delle carte. Two of Diamond. Mi sto pentendo assai di aver preso sta ciofeca di The Wiz. Volevo dire che era per un po' di pepe, ma in realtà è solo stato per un po' di idiozia. Ma che bel castello. Cosa c'entra? Ah, qua mi puzza tantissimo di Top Secret Room. Ma proprio... a livelli estremi. Nice, anche un cuoricino in più. Un altro cuoricino in più. Oh, hai trovato anche il negozio. No. Ti meriti la morte. Ho decisamente fatto male a prendermi The Wiz. Ma proprio senza dubbio. Sopravviveremo. Addio. Un altro cuore dell'anima. Perfetto. La Polaroid, ottimo, che mi darà un po' di protezione. E... Analog Stick. Quindi se faccio così... sparo dritto praticamente, ok? Posso sparare in diagonale per sparare dritto. E andiamo dritti al boss. Doppio gate. Ho trovato il modo di sparare dritto, che figata. Una bibbia. Per far fuori il cuore? Potenzialmente. Ah, peccato che non posso prendermi il damage up. A meno che nella botola non ci siano cuori. Sì che ci sono cuori nella botola, vero? Oh! A posto. Grazie gioco. Andiamo, 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 andiamo. Streamer's luck. Posso essere d'accordo. Subito dritti al cuore. Il cuore muore con la Bibbia e ci manca solo Isaac ora. Ah, purtroppo però qua veniamo teletrasportati nella item, nella Secret Room. Qual è la vostra musica preferita su Isaac e la vostra colonna sonora preferita di The Binding of Isaac? La mia è decisamente questa. Oddio, abbiamo la Emperor. Ci andiamo? Ci andiamo e fan brodo? Andiamoci. Isaac contro Isaac. Ma io ho Brimstone e Sayfly. Ok, non gli faccio tanto danno. Usiamo anche la Bibbia, così per scrupolo. Ok. Con calma e si fa tutto. Grazie mille dell'abbonamento. Arriva il momento giusto per vedere la conclusione della penultima sfida. Che devo fare in tutta la mia vita su Isaac? Nice. 2-9 pillole. Che cacchio mi frega di 2-9 pillole? Baptism by Fire. In questa sfida che si affronta con Bethany, le item rooms non sono disponibili. I negozi si possono trovare e per vincere è necessario sconfiggere il boss Isaac. Niente, allora, siamo con la Urn of Souls e non possiamo sparare in nessun altro modo. Dobbiamo molto, molto, molto essere coscienziosi sull'usare le anime come si deve. Vediamo subito se inizia come si deve questa sfida. No, ok, a posto. Come vedete, appena uccido un nemico, mi si carica un'anima. Anzi, guardate qua. Non uso nemmeno l'urna all'inizio, uso solo gli spiritelli che sparano le fiamme, se ci riesco. Anche perché sta funzionando molto molto bene, da quello che noto. Ciao amici, piccola nota tecnica. Per un motivo a me ignoto, una mod che avevo installato ha fatto sì che Bethany tenesse il suo Book of Virtues durante questa challenge. E tutti i suoi spiritelli l'hanno resa molto più semplice. Ma alla fine, quello che è fatto, godetevi la partita. Very nice. Oh, subito un bel dannetto aumentato. Ma che benessere. In realtà non so quanto fa il danno rispetto all'urna. Però di base mi sembra una cosa positiva. Andiamo al secondo, dai, con calma. Il damage up non va con l'urna, dovrebbe andare coi fuochi però. Come vedete, all'inizio di ogni piano Maggie's Faith mi dà un cuore dell'anima e che dovrò assolutamente cercare di salvaguardarmi. Oh mio Dio, una botola e una credit card. Patto col diavolo. Vediamo un attimo che qua già la situazione si fa interessante. Mercato nero con la credit card. Fermi un attimo. Birthright, ok. Ma in realtà non è che c'è granché. Cioè poteva essere addirittura migliore la situazione. Quindi uso la credit card e mi prendo sicuramente Birthright, ovvero il contratto 70-30. Sapete che il piccone potrebbe essere uno dei pochi altri metodi per danneggiare i nemici
Potrebbe essere veramente utile come cosa. Mi tengo la Gappispo, mi tengo il piccone, ragazzi. La Gappispo, va bene, va bene. Lascia giù la giarma, Gumi, oh! Che cattivi che siete. Vediamo se c'è qua dentro qualche moneta in più. Boia. Bam, ok. Potrebbe non essere male. E mamma mia quanto danno che fanno anche solo sti spiritelli, eh. Ora, a parte gli scherzi. Guardate qua, one shot i boss praticamente. Nice. Quindi andiamo con la Gioia Cola piuttosto. Per un cuoricino in... Il danno non mi interessa. Vabbè, non posso lamentarmi. Magari interessa alle fiammelle. Che fastidio. Ah bene, next. Un terzo di Serafino. Sì, neanche quello non è male. Poter volare sicuramente potrà aiutare questa sfida. Questo negozio, amici, ha del potenziale. Niente di che, purtroppo. Non ha avuto granché potenziale. Oh, esplodi qua, esplodi qua. Spara un bel colpo qua. Bravissimo. Ottimo questo. Un altro cuore eterno, così mi prendo garantitamente l'HP up in più. Ottimo questo cuore d'ossa. E con la lover card me lo rimpinguo. Fenomenale, amici. Andiamo. Stain, che è già morta. Un altro patto con l'angelo. Ma basta darmi danno, gioco! Ti prego, non mi serve a nulla il danno. Vado al retro. Tristezza. La bussola potrebbe essere molto, molto pog. The Hollow. The whole dead, volevi dire? Gacha. Aumentiamoci ancora di un botto la vita. E giochiamo lui. Vediamo cosa mi dà. The Nail. Però in realtà non mi serve granché. Un po' un peccato. No, ho usato per sbaglio Gappispo una volta. Che idiota che sono. Mi sa che l'ho usato due volte, tra l'altro. Vabbè, la jar quindi è bilanciata con i danni per ogni piano. Sì, più scendi, più danni fai con la jar. Molto interessante, non lo sapevo. And next floor. Ciao, The Rock. Se riuscissi a far esplodere uno scheletro vicino a te, non sarebbe male. Very nice. Ed eccole qua, un paio di bombe e un sacco di altre robe. Holy cow. Mi piace molto questa situazione. Jar of Flies. Per Jar of Flies, credo che lascerò giù la Gappispo. Credo di sì. Beh, questo, perché il resto non mi serve. E... Dance Soul. Usiamolo subito. Non mi ha neanche fatto sprecare i cuori dell'anima, perché con l'effetto di Birthright c'è una possibilità che quando usavo un oggetto non venissero usate le sue cariche. E quindi non mi ha fatto sprecare neanche un singolo cuore dell'anima, anche se ne dovrei aver sprecati 12 per tutte le sue cariche. Bene, abbiamo vinto. Sta andando molto bene, amici, sta andando molto bene. A me basta tenermi la carica a 20 mosche per i boss principali e dopo sono soddisfatto. Quindi possiamo andare con la Jar of Flies. Perché? Perché? Cosa mi ha dato questo effetto? Oddio! Purtroppo Proptosis non mi serve a nulla. Però analizziamo che cacchio è successo. Per qualche motivo, perché Eden's Soul ti dà una serie di Wisp casuali, e uno di quelli casuali mi ha dato il Wisp della chiave rossa. Quindi non solo entrando in una stanza mi si è aperta una porta rossa, con al suo interno già un oggetto che era Zodiac, che vabbè, non è niente di che. Dopo, in quella stanza rossa c'era anche subito confinante la Ultra Secret Room completamente a caso. What? La cosa, vi giuro, più unlikely e fortunata che mi sia, credo, mai successa sulla storia di Isaac. Sta roba ha avuto una possibilità neanche calcolabile, credo, perché non è che puoi calcolare. Cioè, oddio, potrei provare a calcolarla. Eden Soul, cioè. Una, due, tre, quattro, cinque. Lo spiritello della chiave rossa. 8, 9, 10, 11. All'interno di quella... Cioè, all'interno di quella stanza rossa c'era un oggetto... Quindi 26 stanze che potevano aver vicino alla stanza rossa. Ok. Quindi, una possibilità su 200. 23 più o meno. Quanti wisp in tutto ci sono, più o meno? Vediamo nella probabilità. Quello volevo cercare. 200 per 23 per 26. Più o meno una possibilità su 120.000 che potesse succedere. Ciao mamma. Addio mamma. Un altro patto con l'angelo col 30%. Cosa sta succedendo in questa partita? Interesting. Potrebbe essere very very interesting. Andiamo, va. Mr. Fred. Mr. Dead. Vediamo cosa mi dà questa stairway. Holy water direi che non è niente male. Oh fuck. Non avevo intenzione. Ma va bene. Non posso perdere, credo anch'io ormai che non possa perdere. Ciao cuore. Addio cuore. Ok.
un altro patto con l'angelo, come se bastasse. Andiamo da, andiamo a Hush, ragazzi? No. Allora, pronti ad affrontare per la seconda volta quest'oggi, anzi, per asfaltare per la seconda volta quest'oggi Isaac? Quindi, siamo arrivati qua. Ora dobbiamo usare la nostra Jar of Flies per avere altre 20 moschine. Usare la Arrowwalk al suo interno, perché non si sa mai. Ok, pensavo di farlo fuori più rapidamente. Però insomma non è che importa, ecco. Goodbye, my caro! Ragazzi, abbiamo finito l'ultima challenge su The Binding of Isaac Repentance. Punto, sono finite. Non ce ne sono più. Le ho fatte tutte, dalla prima all'ultima, su tutti i tre file.